Benvenuti alla mostra di fine anno del corso di disegno di Arte per te. Questa è arte per te, arte per Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Anche quest'anno siamo giunti al termine di un lungo percorso annuale fatto di disegni, matite, carboncini, pastelli. Insomma, abbiamo provato veramente tante tecniche lungo il nostro corso di disegno, che oramai non so neanche a quale edizione sia arrivata, credo la decima o l'undicesima. Sono veramente felice di portare con me ogni anno verso la scoperta o la riscoperta del disegno tantissime persone che amano disegnare, ma che spesso per mancanza di tempo, per mancanza di sprone o semplicemente perché hanno quelle piccole insicurezze che vanno leggermente indirizzate verso la giusta direzione, abbandonano il loro sogno nel fondo di un cassetto. Bene, il corso di disegno di Arte per te è un corso che proprio nasce dall'esigenza, dalla voglia di riprendere o di cominciare a disegnare. È un corso che nasce e si basa con una metodologia didattica che è proprio fondata sulla reiterazione dell'esercizio guidato, dove una persona da fuori, cioè io, dà quei colpetti per fare rientrare proprio nella carreggiata le vostre mani che magari certe volte sguisciano via da qualche parte. Devo dire che quest'anno è stata veramente una cavalcata velocissima. Tutti i partecipanti del corso di disegno sono stati veramente bravi, presenti, assidui, continuativi, bravissimi. In molti hanno fatto un guizzo di qualità, un salto di qualità incredibile, molti altri invece che già erano qualitativamente molto validi si sono consolidati, hanno trovato la loro cifra stilistica. Veramente è un onore vedere crescere queste personalità artistiche attraverso il filtro del video del cellulare o del tablet, a seconda dove mi metta a guardare i vostri disegni. Spero di esservi di aiuto tanto quanto voi lo siete a me, perché voi mi date veramente un'enorme carica nel condurvi ogni anno in questo superamento del limite. Ognuno di noi molto spesso si pone dei paletti che possono essere facilmente superati semplicemente non pensando a quello che ci si pone innanzi come impervio, difficile, ma semplicemente facendo, mettendosi all'opera. Bene, il corso di disegno non vuole essere soltanto un corso strutturato alla mera disciplina tecnica del disegno, ma è anche un corso che deve educare alla tenacia, all'essere fiduciosi nelle proprie capacità è al non porsi limiti, perché l'unico limite reale per la nostra persona è il nostro preconcetto. Superato quello, superato il fatto che noi stessi ci diciamo no, questo non riuscirò mai a farlo, possiamo fare tutto. E per superare quel piccolo preconcetto che tutti abbiamo all'interno di noi, tutti ci poniamo dei limiti, bene, ci vuole soltanto la dimostrazione che si può fare ogni volta qualcosa di più. Quello che andrete a vedere adesso è un excursus lungo tutti i lavori di tutti i partecipanti al corso di disegno. Vedrete allievi del primo anno, allievi del secondo, del terzo, del quarto e di senior, quindi competenze differenti, capacità differenti, tecniche differenti. Divertitevi, allietatevi la vista e se anche voi vorrete essere parte del prossimo compito di disegno, rimanete collegati su Arte per te, perché a fine agosto ricominciano le iscrizioni. Farò un bel video in cui vi dirò quello che bisognerà fare per iscriversi. Io vi aspetto numerosi. Se avete anche voi il vostro sogno lì sul fondo del cassetto, è il momento di ricominciare a spolverarlo, perché quello che potrete fare sarà quello che andrete a vedere di qui innanzi. Congratulazioni a tutti i ragazzi del corso di disegno, complimenti a tutti, sono orgogliosa e fiera dei vostri risultati e vi ringrazio per avermi accordato anche quest'anno la vostra fiducia. Un grande bacio a tutti, buona estate e buona visione.
con la mostra del corso di disegno degli allievi di Arte per Te. Bravissimi tutti, i miei applausi più sinceri. Bravi, bravi, bravi.